Buongiorno ragazze e benvenute in questo video. Come sempre, ormai ci siamo rassegnate che maggio è tutto così, perché da quando è arrivato maggio è arrivato il maltempo e quindi tempo osceno, brutto. Mi vedo storta, ma chi se ne frega. Proviamo a raddrizzare così, ma tanto sui miei video è sempre così. E quindi ho deciso di girarvi lo stesso il video, c'ho la luce accesa del soggiorno così. Questo video è un video haul dei prodotti che ho preso su Ecoverde. Io per buon auspicio ho messo una maglietta, ho scritto Summer e ci spero, anche se ho dovuto mettere la giacchina perché freddo morivo. Ci voglio credere, ragazze, crediamoci che prima o poi arriverà il sole, perché mi sa che al sud forse non tanto, ma qui da noi orribile. Il rossetto che in questo video, questo qui, e non guardate solo, vedete che sembra sbavato, ma c'ho l'irritazione post baffetto e i puntini che mi si creano rossi danno l'effetto del rossetto sbavato, ed è di Nabla questo qui, rossetto stupendo, Alter Ego si chiama. Ragazzi, è un rossetto meraviglioso, matte, confortevole da avere proprio, Alter Ego. Io lo amo e stramo, cioè veramente penso che è uno dei rossetti più amati che ho, ne ho tanti. E niente, questo video è un video haul, ho preso delle cose su Ecoverde, ho approfittato del fatto che avevo il buono del compleanno, perché loro per il compleanno, se siete iscritti al loro sito, tipo la newsletter, eccetera, mi mandano un buono di 5 euro che si può usare in qualunque ordine. E ho preso delle cose che mi servivano, perché shampoo praticamente li ho finiti quasi tutti, però alla fine di shampoo ne ho preso solo uno, mi sa, sì, perché non c'era molto che mi ispirasse, non so perché. E poi, siccome mi sono trovata veramente benissimo con quello lì di corpo e gesti che vi ho fatto vedere in altri video, e lo trovo alla Coop, ho detto: sai che c'è? Me lo riprendo, quindi mi trovo, lo riprendo, perché è uno shampoo stupendo e meraviglioso. Per i miei capelli va benissimo, infatti ora che ho cambiato shampoo i miei capelli sono impazziti un'altra volta, sono orribili, quindi non era la gravidanza che mi faceva i capelli belli, anzi, cioè io veramente in gravidanza sto avendo dei capelli orribili, e comunque invece grazie a quello shampoo avevo dei capelli molto meglio, molto migliori, no, non si dice molto migliori, molto, molto più belli, ecco, diciamola così. E va bene ragazzi, allora intanto vi volevo dire un'altra cosa prima di farvi vedere le cose. Avevo fatto un ordine su Look Fantastic per delle cose della MAC che sono uscite, una collezione limitata, ovviamente non me ne hanno inviato l'ordine perché mi hanno detto che erano esauriti i prodotti, però intanto mi avevano spedito gli omaggi che davano con l'ordine, cose strane loro, e infatti mi sono arrivate queste due cose, cioè questo qui che era la strobe cream idratante luminosa tipo della MAC, questa miniatura, per carità, cioè bellina, ricevi una mini taglia, sei contento, però volevo anche le mie cose. E invece mi hanno inviato gli omaggi, e poi dopo mi hanno inviato la mail e mi hanno detto: guardi, ci dispiace, i prodotti li abbiamo esauriti, quindi speriamo che acquisterà ancora sul nostro sito. Arrivederci, grazie. E poi c'era in omaggio con l'ordine, quando l'avevo fatto, questo credo che sia un contorno occhi, non lo so, ragazza, che dirvi, di questa marca Gâtine Paris, che c'era scritto lì che costava tipo 50 euro, fatto così col pallino, 50 euro sto coso, boh. Deve essere miracoloso, 10 ml, boh, dovrebbe essere tipo una cosa tutta antirughe, vi farò sapere comunque ragazze. E quindi mi hanno messo le cose, ma tristezza totale perché non ho avuto le mie cose, e quindi questo. E poi da Octoly mi hanno inviato un prodotto che io avevo richiesto così, cioè non conoscevo questa marca, devo dire la verità, perché su Octoly molte mi chiedono come funziona. Allora voi vi dovete iscrivere al loro sito e poi scaricate l'applicazione, e loro mettono ogni tanto dei prodotti e voi potete scegliere di richiederli, di non richiederli. Bisogna avere un minimo di iscritti su YouTube, un minimo di iscritti su Instagram, e ovviamente chi ha il minimo in entrambi i casi ha più scelta, tipo io nel mio caso no, perché solo su Instagram non ho abbastanza iscritti, e quindi diciamo che a parte mi rifiutano quasi sempre tutto, però ogni tanto mi accettano delle cose. E insomma, avevo richiesto questa crema
perché era una delle cose che leggendo la descrizione ho pensato, oh, sai, potrebbe interessarmi. E quindi Octoly e Origins mi hanno offerto questo prodotto, Origins Perfect World, fattore di protezione 40. Questo qui è Age Defense Moisturize with White Tea, col tè bianco. Allora ragazzi, io ho preso questa crema, da quando mi è arrivata il lunedì prima del 25 aprile, che era, credo il 23, sì, 23 aprile. Da allora oggi siamo al 6 maggio, l'ho usata tutti i giorni e sembrerà nuova perché vedo questo barattolino è di plastica, non di vetro, quindi buono, 50 ml, è idratante ad azione anti-age, diciamo preventiva. Io ho usato tutto quello che si era scaraventato nel tappino per un botto di prodotto, perché vedete c'è un buchino qui. E ragazzi, io questa crema mi ha non sorpresa di più, ve lo dico, perché allora intanto va questo fattore di protezione 40 che per me, che ho la pelle chiara e delicatissima, la manna dal cielo. All'inizio quando l'ho applicata la prima volta ho detto strano, e in pratica ha come la consistenza delle creme solari. In pratica, cioè quella cosa un po' più spessa che sembra leggermente unta, ho detto no, questa per le pelli normali o grasse non va assolutamente bene. Invece, dopo pochi minuti si asciuga e si uniforma totalmente con la pelle e la pelle ti rimane asciuttissima. Ma la cosa fantastica è che io, che in gravidanza sto avendo veramente tanti rossori, veramente una cosa impressionante dovuta agli ormoni ovviamente, quindi non è che esiste una cura o qualcosa, ho provato mille creme, questa qui veramente mi dà, cioè mi sta aiutando, cioè, vedo che la pelle è come se si lenisce davvero, cioè, ora lasciate stare, c'è una macchia qui che mi è rimasta e forse se ne andrà col parto, non lo so. Però gli altri rossori che avevo sparsi per tutta la faccia, tutti i puntini, sono spariti. E secondo me è dovuto anche al fatto che, essendo che c'è la protezione 40, come se mi protegge la pelle da tutti i fattori esterni, e quindi la pelle ha più tempo per guarire, non so bene come dire. Comunque la sto amando e adorando veramente. Io non conoscevo questa marca, sono andata a vedere e poi vi lascio giù i link vabbè, ovviamente del sito, eccetera. E ho visto che è venduta da Sephora. Ora questa qui, per la precisione, costa veramente tanto, perché mi sembra che sta sui 40-50 euro, veramente tantissimo. Io ovviamente, se non l'avessi provata, mai nella mia testa avrei pensato di poterla comprare, perché e magari se mi davano un campioncino o qualcosa, però penso che se continua a darmi questi effetti che mi ha dato, probabilmente la comprerò con uno sconto magari del 20 da Sephora. Ho visto che hanno una linea vastissima di cose idratanti, perfezionatrici dell'incarnato, maschere, di tutto di più, quindi ragazze, io la mia opinione è, credetemi, cioè proprio totalmente libera. Loro vi inviano il prodotto, voi potete dire quello che vi pare. L'unica cosa che vi dicono è di mostrare il prodotto quando vi arriva in un video, in una foto, dove vi pare a voi. Però io, siccome l'ho iniziato a provare e mi sento veramente di dirvi che è una signora crema, magari se capitate da Sephora fatevi dare qualche campioncino, provate qualcosa di questa linea, perché è veramente, a me ha sorpreso. La verità, dico la verità, non perché me l'hanno inviato, perché cioè, alla fine potevo benissimo soltanto mostrarvela senza dirvi nulla, quindi questo. Andiamo alle cose che ho comprato, basta perché mi sono dilungata già tantissimo. Allora, intanto ho preso uno shampoo, come vi dicevo, perché li ho praticamente finiti tutti. Ho solo aperto in doccia uno Eco Bio della Essere, che è uno che amo alla follia, quella alla camomilla, e un altro della Garnier, quello lì all'acqua di cocco. E quindi, perché io quando ho questi shampoo che non sono Eco Bio, con cui mi trovo bene, però non posso usarli continuamente, allora ne apro due e alterno. E ho preso questo qui della Benecos, di cui ho sentito parlare Alessia. Questo qui era albicocca e aspettate, albicocca e fiori di Sambuco. Veniva anche poco, ora se riesco vi dico quanto, perché io ovviamente non ho la fattura.
Tra l'altro alcuni prodotti erano in sconto che ho preso, però mi sa che adesso mi dai i prezzi, non quelli che ho pagato io, ma boh, adesso vi dico. Allora, lo shampoo veniva 3,59 euro, questo qui della Benecos, e ce ne sono 200 ml, quindi un ottimo prezzo per uno shampoo bio. Poi su Ecoverde hanno messo la Human and Kind, che prima si trovava da Sephora, adesso da Sephora non c'è più. Almeno io non l'ho vista nemmeno nel sito, tra l'altro qui dal sito di Sephora non lo ordino più, quindi ho preso i pannetti perché i miei che ho sono vecchissimi, infatti adesso che finalmente vi ho fatto il video li metto in uso e quelli li butto, e venivano anche meno rispetto a Sephora, perché da Sephora mi pare che costassero 9 euro, invece sul sito Ecoverde i due pannetti vengono 6,29 euro, sono morbidissimi, non so se li avete mai provati. Sono veramente morbidi, ce ne sono due, sono fatti così, piccolini. Io li lavo tranquillamente in lavatrice e mi trovo da Dio. Quindi adesso uno lo lascerò nuovo dentro la scatolina e l'altro me lo metto in utilizzo, perché io a fine strucco, fine struccaggio, prendo il pannetto e do l'ultima verifica proprio con lui. Se esce pulito questo, ragazzi, credetemi, siete struccate, perché basta una minima traccia e con questo qui si vede subito se c'è rimasta. Poi ho preso, allora, tre prodotti di Biofficina Toscana, due nuovi e uno che avevo già provato. Allora, quello che avevo già provato è lo scrub, perché sto finendo quello di Alchemilla, che mi piace molto, però non lo trovo abbastanza, sì, scrubbante, delicato, tutto ok, però non lo trovo abbastanza idratante per il mio tipo di pelle, che è veramente secca, e quindi ho voluto prendere questo qui, scrub viso e frutti rossi di Biofficina Toscana, che avevo già provato in passato e mi era piaciuto tantissimo. Questa è una consistenza, proprio perché tanto tra poco lo comincerò a usare. E così. È come una crema molto densa, con questi microgranuli che però sono come gommati, non sono proprio dei granuli, come delle pietruzze, sembrano quasi gommosi e fanno uno scrub delicatissimo ma profondo. E allo stesso tempo, quando voi sciacquate il viso, potreste anche non mettere la crema idratante, perché questo già con gli oli che ha dentro vi ha idratato il viso ed è stupendo. Infatti l'ho voluto riprendere, ho detto ne approfitto, lo faccio l'ordine. E ho preso questo qui, che viene 13,30 euro, però è un bel barattolone da 100 grammi, dura abbastanza. E quindi ho voluto, tra l'altro fanno mi sa anche la mini size, questo qui. Poi ho voluto prendere due prodotti nuovi, che sono lo struccante bifasico ai frutti rossi. È arrivato con lo scotch, adesso ce lo togliamo. Aspettate. Perché è un prodotto nuovo che è uscito, l'hanno inviato praticamente a tantissime ragazze. Siccome l'hanno mandato anche ad Alessia, lei mi ha detto che si è trovata molto bene, quindi so che di lei mi posso fidare. L'ho voluto prendere, detergente emolliente per viso e occhi, questo qui bifasico, su Ecoverde l'ho pagato 13,04 euro, mi dice qui, però secondo me era in offerta, perché mi ricordo che l'ho pagato sui 12 euro, sì, quindi secondo me era in offerta 12 euro qualcosa, perché c'era il 10% mi sa, perché erano usciti da poco, quando l'ho presi, l'ordine l'ho fatto il 19 aprile, quindi immaginate. E qui ce ne sono 200 ml e speriamo bene. Tra l'altro, da quello che ho capito, non dovrebbe essere untuoso tantissimo, quindi penso si può usare anche sul viso, non solo sugli occhi. Infatti c'è scritto per viso e occhi, quindi questo. E poi, curiosissima di provarlo, ho voluto prendere il burro struccante ai frutti rossi, che è un nuovo prodotto praticamente di cui parlano tutti. Mi è arrivato anche un messaggio nel telefono, questo qui, dove ci sono 150 ml, ed è un burro che potete usare sia da asciutto sulla pelle sia sulla pelle bagnata, ed ha due effetti diversi, perché vi dice che se lo usate da asciutto si trasforma in un olio,
E se invece lo usate sulla pelle in umidità si trasforma in un latte detergente. Io lo proverò in entrambi i modi, poi vi farò sapere cosa ne penso. Tra l'altro sto aspettando un altro prodotto che mi dovrebbe arrivare sempre da Octoly, che non è per niente ecobio, e nel caso vi farò un video struccaggio tipo confronto, tipo una sera con uno, una sera con l'altro. Fatemi sapere se vi interessa, nel caso, per farvi un confronto, perché anche quello è un prodotto molto famoso, sempre un burro. E quindi magari uno valuta. Ovviamente questo qui è degli ingredienti perfetti, quello lì non è un prodotto ecobio, però siccome non tutti usano solo prodotti ecobio, e questo. E quindi, e poi ho preso una cosa per la mia pupetta. Allora, l'ho preso più che altro per il contenitore, perché vorrei poi dopo metterci dentro il contenitore, che è abbastanza compatto, e quello che io in casa anche uso per cucinare, eccetera, perché tanto è la stessa cosa. E ho preso l'amido di riso, questo qui di Alchemilla, e dove ci sono 150 grammi. Io già avevo provato questo prodotto anche per me, perché avendo la pelle molto delicata, mi affido spesso a questi prodotti da bambini, e questo l'ho pagato 4,94 euro. Quindi una volta che poi lo avrò, come dire, svuotato, sì, il tappo si può togliere. Oddio, l'ho fatto smorazzare un po', mi sono sporcata. Lo voglio usare questo qui sia nell'acqua per il bagnetto, perché lei nascendo in estate, ovviamente sarà più soggetta alla pelle che un po' si suda, eccetera, e sia è indicatissimo l'amido di riso anche per le irritazioni da pannolino. Lo usavo anche mia madre quando ero piccola, al posto delle creme, cioè nel senso questo qui veramente fa miracoli, e quindi penso che lo userò sia per il bagnetto che per le irritazioni, se speriamo mai dovesse averne, però anche per prevenzione, perché tiene la pelle molto asciutta e poi ha proprio un effetto lenitivo. Quindi questo qui l'ho preso per la mia pupetta. E basta, ragazze, questo era tutto il mio haul. Spero, insomma, fatemi sapere se vi interessa veramente questo confronto con l'altro prodotto che mi deve arrivare. Ragazze, c'era la fattura in fondo. Sono un genio della demenza. Allora, nell'ordine c'era in omaggio, questa cosa mi sono dimenticata di dirvi, una matita proprio di legno, che noi abbiamo già messo nella pianta, quindi non me la faccio vedere, poi nel caso vi farò vedere in qualche vlog più avanti, magari se spunta davvero la piantina. Si poteva scegliere tra quella del basilico e quella del peperoncino. Ma mi sa che noi l'abbiamo messa al contrario, siamo dei dementi. Comunque, questa è qui della marca Hands on Veggies. Ed era questa matita qui, una matita proprio di legno, che dentro ha dei semini, e poi dovrebbe, annaffiandola dovrebbe spuntarvi la piantina. Adesso dico a mio marito di girarla, perché mi sa che l'abbiamo messa al contrario noi, dalla punta invece che dalla parte del. Noi abbiamo scelto, io ho scelto il peperoncino, perché il basilico ce l'abbiamo già come pianta, quindi questo qui. Però è carinissima sta cosa, spero davvero che spunti. E poi mi hanno fatto scegliere quattro campioncini. Tra l'altro ho trovato anche la fattura, quindi vabbè. Vabbè, no, comunque i prezzi erano quelli che vi ho detto, quindi tutto ok. Allora, i campioncini che ho scelto sono stati, allora, di La Saponaria, perché ho già provato una crema che mi piace molto. Ho preso questo idrogel viso e décolleté shine illuminante. Questi campioncini magari me ne porterò uno tipo in ospedale per la mattina, se devo mettere una crema viso dopo che mi sono lavata, perché non voglio stare a portabarattoli, barattolini, 300 cose, voglio andare proprio con la minima. Poi ho preso questo qui, che è una crema viso anti-aging, della Dr. Organic, questa qui alla bava di lumaca, questa. E poi ho preso questo prodotto, è Biofficina Toscana Bimbi, trattamento protettivo viso corpo a base di olio extravergine di oliva, Toscana IGP Bio e Calendula, che magari poi proverò per lei, quando no, magari subito quando è nata, un po' più avanti. E poi questa pasta di mamma Alchemilla, che avevo già provato, cambio pannolino, l'avevo provata per me, una volta mi venne un'irritazione nel braccio, non mi ricordo nemmeno di cosa, e funzionò. È a base di ossido di zinco, quindi nel caso. Perché ancora non so che prodotti comprerò per lei per il cambio, perché
sono un po' in questo mondo nuovo e quindi magari i campioncini possono aiutare nella scelta. Ovviamente prenderò dei prodotti, ho già preso la pasta per il cambio, quella lì di Biofficina Toscana, e poi se non mi dovessi trovare bene, insomma, ne prenderò un'altra. Beh, io spero che lei non abbia irritazioni perché penso di lavarla tutte le volte che le faccio il cambietto. Il cambietto si dice, vabbè. E niente, basta ragazze, finalmente ho concluso il video, sono veramente una cosa assurda, senza cervello. E, però insomma, vi volevo far vedere anche i campioncini che mi avevano mandato e ci vediamo alla prossima. Ciao!